ragazzi, buona domenica e bentornati su PepperH Collectibles con le news della settimana. Neanche il tempo di tornare da Romix e Hot Toys mi ha sorpreso, in realtà tutti venerdì verso le 8 del mattino con l'ennesimo annuncio per quanto riguarda Star Wars. Un altro personaggio molto ricercato, ma adesso andremo a vederlo insieme fra poco. Prima di cominciare, un paio di cose. La prima, sabato 13 aprile, molto probabilmente, ma non sono ancora sicuro al 100%, sarò all'Ancona Comics and Games. Quindi, per quanti di voi vogliono incontrarmi e scambiare due chiacchiere, vi rinnovo l'invito, come ho fatto per il Romix, per appunto sabato 13 aprile. Più o meno sarò lì, credo, la mattina. Poi, seconda cosa, sulla pagina del Colosso dei Nerd abbiamo avviato in collaborazione un giochino, diciamo, in cui invitiamo tutti quanti a farci vedere le vostre collezioni. Quindi postate, troverete il post dedicato appunto del Colosso, postateci le foto delle vostre collezioni e insieme le valuteremo. Poi i vincitori, che annuncerò nel video del prossimo video delle news della settimana, quindi domenica 14 aprile, i vincitori avranno la possibilità di avere le loro foto come immagini di copertina dei profili mio e di Gianluca per un mesetto circa, quindi ovviamente con il nome, la dedica e tutto quanto. Quindi se volete ragazzi vi invito ad andare sulla pagina del Colosso dei Nerd. Adesso veniamo a noi. L'annuncio, come tutti ormai saprete, è questo Anakin Skywalker versione Clone Wars tratta dallo show di Star Wars Ahsoka. Sempre da quel flashback in cui si vede appunto Ahsoka Padawan, Rex e tutta quella serie di doll che già Hot Toys ha annunciato nell'ultimo periodo. Come vedete sono sul sito di Sideshow questa volta, sia per fare una prova per vedere se scorre meglio, perché il sito Hot Toys è molto pesante, sia perché Hot Toys sta dormendo e ancora questo Anakin non l'ha messo sul sito. Quindi comunque facciamo una prova, vediamo un attimino come va. Innanzitutto possiamo vedere il preordine è di 252 euro al momento per quanto riguarda il sito di Sideshow, quindi in Italia me lo aspetto intorno ai 300-320 più o meno. Andiamo a vedere come sempre insieme qualche dettaglio. La prima cosa che mi salta all'occhio, ragazzi, già lo sapete, già circola qualche immagine, l'avete visto anche dalla mia locandina del video, è questa espressione di Anakin che lascia un po' interdetti. È un'espressione un po' strana, un po' probabilmente è da accostare ovviamente all'Ahsoka Padawan, quasi non la so descrivere sinceramente, un'espressione un po' da così, un po' strana devo dire, ma comunque andiamo a vederlo più nel dettaglio, vediamo qualche immagine. Qui Sideshow ci mostra intanto una sorta di recap. 12.2 pollici dovrebbero essere all'incirca, quindi 30 cm l'altezza. Vediamo che l'head sculpt è uno solo. I capelli sono fantastici, ragazzi, sono fenomenali. Adesso andiamo a vedere meglio. Poi abbiamo tre ologrammi di Obi-Wan, Rex e Ahsoka. La spada laser con la funzione USB, quindi è possibile illuminarla con questi effetti di riflesso, insomma, di riflesso dei colpi. E poi adesso andiamo a vedere meglio il dettaglio. Qui c'è una vasetta sempre col motivo della sabbia, un motivo desertico, e andiamo a vedere più nel dettaglio qui qualche posa. Ecco qui il volto di cui vi parlavo, c'ha questa espressione quasi come di tenerezza nei confronti di Ahsoka, come se Ahsoka avesse detto qualcosa e lui fosse colpito, non so come interpretarla. A me sembra uno di quegli spot tipo della L'Oreal, tipo perché io valgo, sai, quelle robe lì. O sembra che l'abbia preso fortissimo, tipo da un momento, ed è stato sorpreso dalla cosa, non lo so. Comunque, i capelli sono stupendi. Cioè, sembrano quasi innestati, ma questi sono ovviamente in plastica. E sono praticamente uguali all'Anakin che vediamo in Ahsoka in quella determinata circostanza, in quel flashback. La somiglianza c'è, più o meno. Abbiamo visto un Anakin leggermente diverso, ovviamente per via dell'età, in Ahsoka,
Però devo dire che comunque la somiglianza c'è, la doll è bellissima, non mi fa intendete, guardate anche il dettaglio delle rughe sulla fronte, della pelle, guardate questa questo sorta di piccolo difetto della pelle, le labbra e tutto il resto, ok? Gli occhi, tutto fantastico. La cosa che mi lascia perplesso è sempre questa espressione che, come vedete, se lo dobbiamo vedere con la spada laser o in una posa di combattimento, io non ce lo vedo per niente sto Anakin, raga. Cioè, che pose sono? Cioè, o lo posi insieme ad Ahsoka, infatti quello è il mio dubbio, cioè se prendessi questo dovrei prendere per forza Ahsoka, per una posa, diciamo, più sensata. Perché Anakin, con questa espressione un po' da... e la spada laser in mano, a me sinceramente non fa per niente impazzire. Qui vediamo ovviamente sempre il fatto che ovviamente si possono ruotare gli occhi e l'espressione è questa qui. Ora, non voglio essere ripetitivo, ditemi anche ovviamente voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Con qualcuno di voi già ho parlato per via dello short che ho pubblicato ieri, l'altro ieri. Ed ecco qui, infatti, li vediamo in coppia, sia Ahsoka Padawan che il nuovo Anakin, e rimango comunque molto perplesso. Qui lo vediamo con Rex e questa espressione sempre che va a creare, cioè guardate qui, no? Adesso, per esempio. Qui c'è l'effetto whoosh della spada laser, quindi si presuppone che in questo caso il posing sia di un Anakin che ha dato una spadata, con questa faccia un po' da hey, non lo so. Per tutto il resto è il solito Anakin con, nella sua versione Clone Wars, quindi con l'uniforme che sembra comunque realizzata in modo impeccabile, l'effetto pelle che ovviamente sarà plastica, l'effetto pelle dei guanti è riprodotto alla perfezione, tessuto ovviamente su tutto il resto della veste. E no, forse ho detto una cavolata, ragazzi, mi sa che è in pleather, i guanti e gli stivali, ho detto una fesseria io, scusatemi, e poi comunque lo verifichiamo. E niente, e questo è l'Anakin, quindi sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi e se avete intenzione di preordinarlo. Vi ricordo che c'è anche la versione proprio tratta da Clone Wars di Anakin, che ancora è disponibile in molti negozi ed è anche in offerta in tanti altri. Ovviamente la qualità del head sculpt è un'altra cosa, perché più andiamo avanti meglio è, però sinceramente sono molto perplesso. Allora, andiamo a vedere qualche piccolo dettaglio, ragazzi, qui c'è la descrizione, ovviamente stiamo parlando del TV Masterpiece, non vedo il codice, qui sul sito non lo vedo, vabbè, non penso che vi interessi. Comunque, quello che include, ci sono ovviamente tutta la divisa, vediamo un po'. Allora, dice leather-like textured boots, quindi forse non avevo detto una cavolata, ma probabilmente non sono in pelle, ovviamente, ma sono in plastica, ma leather-like, con delle texture che le fanno somigliare molto alla pelle, così come ovviamente la cintura, quindi non parla di pelle, quindi forse non era proprio una cavolata quella che dicevo. Per quanto riguarda le armi, abbiamo la lightsaber, ovviamente, che è alimentato USB, come ho detto in apertura, un Elsa, per poterla appendere ovviamente alla cintura. Abbiamo altri accessori, abbiamo i tre ologrammi, e a posto così, niente di particolare. Abbiamo anche, ovviamente, ragazzi, massimo 6 per persona, non vi affrettate, non ne comprate più di 6, perché più di quelli non le potete prendere. E poi vabbè, abbiamo, eccola, TMS 129, ragazzi. Quindi, questo è tutto quello che si vede molto bene, tutto quello che avevo da dire su Anakin. Sono indeciso se prenderlo, ovviamente se dovessi prendere questo Anakin mi sentirei io costretto a prendere anche Ahsoka Padawan, e sinceramente sono molto indeciso. Vi invito come sempre a farmi sapere voi cosa ne pensate.
Per quanto riguarda invece le ultime novità su Colosso, abbiamo poca altra roba, è arrivata poca roba ultimamente, avevo già parlato del preordine di Jack Sparrow, quindi affrettatevi anche per quanto riguarda Jack, perché sta vendendo tantissimo, ragazzi, se non mi sbaglio, proprio domenica 14 finisce il preordine, quindi affrettatevi. Abbiamo questo Palpatine, bellissimo. E novità molto importante è questa Sage Figuarts di Naruto nella sua Sage Mode, che è molto bello e io ho deciso di abbandonare Sage Figuarts almeno fino a quando non mi propone qualcosa di veramente molto molto interessante per il momento, però potrei anche farci un pensierino, voi sapete la mia passione per Naruto, quindi potrei pensarci. Bene ragazzi, io veramente non ho altro da dire in questo momento per quanto riguarda le news. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a riguardare il video del Romix che ho pubblicato l'altra volta e non so se farò un video anche dedicato all'Ancona Comics and Games. Sarà una fiera forse un po' più piccolina ovviamente, però come vi dicevo gioco in casa e quindi un saltino ce lo farò. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo Anakin, mi incuriosisce tantissimo, cerchiamo di parlarne un pochino e se vorreste vederlo comunque sul canale, se secondo voi dovrei preordinarlo o meno. E ovviamente insieme ad Ahsoka, voi lo sapete. Spero di essere stato abbastanza breve e conciso, che questo video appunto vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare like ragazzi, datemi una mano a crescere, a diffondere questo mondo anche in Italia. Detto questo, iscrivetevi se non l'avete fatto, ci sono tantissimi altri contenuti, quindi date un'occhiata al canale. Ci vediamo come al solito al prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto!